nuova puntata di Chef per Passione. Oggi sono con il Galletto e sono anche emozionatissima perché oggi verrà a anzi è venuta a trovarmi una mia amica, ma soprattutto l'inventrice della vasa cottura a microonde. Non c'è l'applauso, però ce lo inventiamo, facciamo l'applauso a Rosella. Grazie, yeah. Ciao, ciao Ros. Allora, baciamoci poco che sennò scontriamo con i microfoni. Mettiamoci qua. Allora, io vado a mettere a posto il galletto, sì, perché non ci serve, sì. Non facciamo gallo in vaso cottura. No, no, no. Adesso spieghiamo tutto, sì. Andiamo a dire che oggi facciamo la vaso cottura con Rosella, ovviamente. Allora, iniziamo a dire prima di tutto che ricetta andiamo a fare. Allora, andremo a fare una lasagna al pesto, mi perdonino i genovesi. No, no, va bene, va bene. E una parmigiana di melanzane. E una... Ah, buona. Li cuoceremo in 6 minuti al microonde, sì, chiusi dentro il vasetto. Il vasetto poi formeranno il sottovuoto. Ecco, aspetta, fai vedere questa cosa, perché questa cosa che è il vasetto, cioè è la sottovuoto. Cosa aperta, questa cosa qua, sì, cos'è la esatto. No, il gancio. Il gancio, ecco, è aperto. Però non si apre, manca esatto, a morire, cioè no, ci vuole un... No, non tipo, ci vuole niente, Ercole. Ci vuole il microonde. Ecco, non ci vuole Ercole, ma ci vuole il microonde. Ci vuole il microonde. Allora, intanto iniziamo a spiegare. Questa cosa qua che devi metterlo dentro, cosa sì, che devi fare? Sì, potremmo aprirlo adesso, così mostriamo il risultato finito. Brava, nostra... e noi intanto spieghiamo cosa funziona sta cosa. Perché vado? Sì. Perché qua siamo in quattro e siamo tutti e quattro che pendiamo dalle tue labbra perché nessuno ha capito niente. Ok, no, è molto semplice, sì, la vasocottura. Sì, per lei è molto semplice questa cosa. È nata. L'ho scoperta 5 anni fa, una tecnica dedicata a grandi chef, molto tecnica, che richiedeva macchinari adatti agli chef. In realtà ho fatto la prova a cuocere in microonde senza l'ausilio di macchinari. Diciamo vari. Che di solito la vasocottura era quella che è partita secca. La vasocottura è antica, un metodo antico, le col nostre nonne forno, cuocevano in pentola, esatto, la creavano in pentola, le conserve stesse sono fatte in pentola, poi vari chef l'hanno rivisitata nel forno tradizionale a basse temperature. E tu ti sei sparata la versione a microonde. E io mi sono sparata la versione a microonde rendendola casalinga innanzitutto scoprendo che posso conservare per 15 giorni in frigorifero cosa le ricette. Molto importante tra l'altro. E diciamo che possiamo cuocere ad esempio un ragù, continua a cuocere fuori dal microonde per 2 ore grazie proprio al sottovuoto. Però dentro il microonde ci sta 6 minuti. Il ragù ci sta 6 minuti così come ci saranno le nostre lasagne e la nostra parmigiana. Fantastico. Ecco, io ti chiedo subito la sì, prima cosa da rompi. Rompi. Senti Rosella, ma questi sono di metallo. Sì, certo. Il metallo non ci va nel microonde, esplode. In realtà il microonde è fatto anche di metallo e i metalli, purché non creino campi, si possono benissimo mettere in microonde. Brava, hai studiato. Brava, brava. Lino. Ok, hai studiato. Lino. Va bene, allora noi andiamo a fare subito, intanto sì, quel coso lì quanto va ancora? Sì, sta andando per aprirsi, per okay, togliersi. Allora, diciamo una cosa, tanto per cominciare, diciamo che oggi noi facciamo vedere due ricette, esatto, dove di fatto poi tu assembli le cose, esatto, le chiudi e le spariamo nel microonde. E le mandiamo in cottura. Ok. Poi ovviamente per tutte le cose tecniche, il vasetto ovviamente, che serve di qua, ovviamente, di là, di su, di giù, il tipo di vasetto, la guarnizione. Come testare il proprio microonde, scusa se ti interrompo. No, no, giusto, giusto, come testare il microonde. Esatto. Rosella ha creato anche un gruppo su Facebook. Gratuito, su Facebook. Gratuito. D'alte gamme al vasetto, dove praticamente si fa un mazzo così tutto 45.000 persone, ecco, sì, e si fa un mazzo così a rispondere a tutti quanti, sì, quindi se avete bisogno andatela pure a stressare a nome mio, vi aspetto, ecco, andate lì, gli dite sono amico della Luisa, l'ho vista alla televisione, vi ho visto, io non ci capisco una mazza dei vasetti, spiegatemi. Non c'è un problema, ti spiego. Fantastico. Allora direi che possiamo iniziare subito, perché tanto fai tutto tu, io non ho la più pallida idea di cosa andremo a fare, quindi ti chiederò solo gli ingredienti che ci serviranno. Suonato, cosa significa? Ok, che si è ovviamente si è aperto. Vabbè, sì. No, allora se aspetta che posso avere un toglievo odia un canovaccio, no, sì, qua si chiama piccagetta, aiuto, una piccagetta, se vuoi, okay, ti ho anche le presine, no, no, non vuole le presine, ok. Questa è la lasagna, quella che sarà pronta poi dopo. Questa è pronta da mangiare. Ok, chiudiamo la trasmissione, è finita, c'è un profumino allucinante, quindi la vorrei subito. Questa è la lasagna al pesto. Allora, aspetta che gliela giriamo senza cercare... Aspetta, no, ho sbagliato, sì, lato.
Ok. Madonna. Va bene, ho preso un chilo e mezzo. Hai portato un vasetto in più. Grazie, brava. hai fatto cosa buona e giusta. Okay, assolutamente. Questo direi. Va bene, questa la possiamo appoggiare. Dove la appoggiamo? Qui. Va bene qua, Marco? Ok, io lo mettiamo qua. Allora, vai a farci vedere subito come si fa, perché io sono curiosissima e qua appendiamo dalle tue labbra. Allora, iniziamo con le lasagne, visto che abbiamo fatto il vasetto con le lasagne. Allora devo chiedere un po' di olio. Allora, tu vuoi l'olio? Eccolo qua. Ah no, però tu vuoi l'olio normale, che questo è all'aglio. Sì. No, ti do l'olio normale. Okay. Abbiamo anche l'olio normale. Hai per caso un pennellino da... Un pennellino? Ovvio che abbiamo anche il pennellino, noi qua abbiamo tutto. Allora, visto che tu adesso ti metti a fare questa cosa, sì, e io assolutamente guardo perché non ho la più pallida idea di, sì, che cosa tu stia facendo, sì, vorrei dire che, sì, Rosella comunque è partita come food blogger. Sì, sì, ho aperto un blog. Come? È amica mia per quello. Vabbè, insomma, è partita come food blogger, sì, di un blog. Eccola, eccola. No, scusate, devo prenderla in giro. No. Sì. No. Allora, lei ha un blog che si chiama... Nel tegame sul fuoco. Cioè, no, sì, bisognava chiamarlo dal vasetto al microonde. Ma lavora, no, lavora tu che mi perdi tempo. Bisognava chiamarlo dal vasetto al microonde, ma quando l'ha aperto, Rosella, sì, non poteva sognarsi. No, perché la vasocottura l'ho scoperta dopo 2 mesi. Ah, solo 2 mesi? Sì, dopo 2 mesi. Pensavo molto di più. No. L'ha scoperta dopo un po' e quindi ormai il blog si chiamava Nel tegame sul fuoco, esatto, e ce l'hai in quel posto perché adesso ti ma tocca no, tenerlo perché? Così. Però no, però perché Rosella fai anche dell'altro tu, no? Sì. Oltre alla vasocottura. Ovviamente il mio blog è dedicato anche a... La cucina normale. Agli allo scarso contenuto di zuccheri o senza zuccheri. Ah, è vero, è vero. Non c'è solo vasocottura. È chiaro che negli anni mi sono specializzata in questo, ma amo la cucina del senza. Allora, io avrei bisogno del pesto. Eccoli. E poi avrei bisogno del grana padano. Ti prendo anche quello, te lo prendo io. Perché alla besciamella La besciamella l'abbiamo già fatta, l'abbiamo, okay, messa lì. Ma sei sicura che ti basta? Non vuoi un ciotolino più grande? Guarda, che se ce l'hai... lo sbatacchiamo tutto dentro. Se ce l'hai, pensi? Sì, perfetto. Hai visto? Ci abbiamo anche un sacco di ciotole. Sono la donna delle ciotole, ce ne ho più ciotole che piastrelle in bagno. E... Ah, tra l'altro questa cosa, sì, del senza zucchero, che ora non c'entra un tubo con la vasocottura, sì, però sappi che mia madre ha fatto dei biscotti al mio papà l'altro giorno, sì, perché c'ha la glicemia alta, allora, sì, vabbè, dopo questa parentesi della glicemia di mio padre, che credo che non gli interessi assolutamente niente a nessuno, vabbè, andiamo avanti con la ricetta. Sì. Allora, la vasocottura, sì, spiegami perché io proprio zero. Sì. La lasagna questa è fresca? Sì. Ok, quella dal banco frigo? Sì. Va bene, quindi classica dal banco frigo. Esatto. Non la cuociamo prima? Assolutamente. Assolutamente no. La mettiamo dentro, aspetta, la mettiamo dentro al vasetto con, esatto, un pochino d'olio sotto, hai messo? Sì. Ok, adesso qua mettiamo besciamella, pesto e grana. Esatto, mescoliamo. Vedo che col grana ci hai dato serio. Va bene, brava, okay, hai ragione. E poi fammi capire, sì, acqua, la niente. Niente, c'è, niente, il vapore che si forma all'interno del vasetto, quindi, okay, niente acqua. Va bene, io mi fido. Abbiamo liquidi? No, no, per carità del cielo, il profumino è mega galattico. Abbiamo, quindi, i liquidi che si formano all'interno del vasetto con il vapore. Fantastico. Perché in fondo è una cottura tra la cottura a pressione e la cottura al vapore. Ah, ok, quindi 6 minuti. 6 minuti. Questa? Esatto. Ok. 6 minuti e durante il riposo continuerà a cuocere per 20 minuti. Diciamo che, tanto per cominciare, questa è una delle... Dov'è? Qua. Una delle poche ricette dove vi permettiamo di cuocere il pesto. Sì. Guai a cuocere il pesto, ecco, in genovesi. Una delle poche... Questa forse la torta salata di pesto, ma proprio se proprio dovete. Vabbè, se no, per favore, il pesto non si cuoce, ma qua lo vedono i genovesi, quindi direi che siamo, okay, abbastanza... Ma le lasagne al pesto voi? Le lasagne al pesto sì, okay, però, sì, però, il vero genovese... Sì. No, non è vero. Allora, ci sono alcuni, sì, che... Guai. Cotta. Ok, sì. Tipo già mio marito, no, no. Ok, no. Al forno no. Okay. Lui le mangia lisce, quelle, cioè, messe cotte tipo pasta, sì, col pesto, allora sì. Ecco. Però insomma lì devi essere proprio un po' genovese purista forse per non mangiarne anche le lasagne al pesto. Ho capito. Comunque, a parte questo, il vasetto dopo che ha cotto, sì,
deve riposare. Deve assolutamente riposare, non può essere aperto mentre riposa. Sottolineato per 20 30 minuti. Volte. Quando sforno non apro il vasetto, perché il vasetto va in pressione, come non apriresti una pentola a pressione, uguale. Così devi dare il tempo al vapore in eccesso di sfiatare. Ok. Quindi una volta che hai riposato per 20 minuti, dopo apri mettendo il microonde. Ok. Togli il sottovuoto così come abbiamo fatto con questo vasetto. E abbiamo finito. Dose un vasetto per persona? Assolutamente sì. Ok. Sì. E quindi non lo devi poi, riempire chiaro, a tappo? No, abbiamo finito. Questo è l'ultimo strato. A metà quindi? Sì. Sì. Va bene. Sì, metà, tre quarti. Dipende. Qui c'è tanta roba, c'è tanta lasagna, quindi direi che può bastare. Uh-huh. Ma non riempire mai i vasetti più di tre quarti. Ok. Vai. Io da buona meridionale invece aggiungo un pochino di parmigiano. Eh sopra. Sì, che tanto poco fa bene, tanto sempre fa meglio. Bene, esatto, brava. Va bene, va bene. E allora, pulisco i bordi. Sì. Perché mi serve che niente, okay, impedisca la formazione del sottovuoto. Chiudo. Sì. Fantastico. 6 minuti. Secca a far l'altra. No, aspetta, li mettiamo, non si possono mettere insieme però a cuocere. No, non ha senso farlo. Ah, ok, allora se prima... aumento la capacità devo aumentare la posta, devo aumentare... Va bene, mettili così, non voglio incasinarne. I tempi. Va bene, tempi allora quello lo mettiamo e possiamo anche già farlo andare. Sta andando. Tanto questa è veloce, no, da fare la parmigiana. 5 minuti ed è pronta. Ecco, fantastico, perché ne hai 5:13. Ottimo. Ce la fai? Allora, ce la faccio. Ne hai 5:13. Prometto quindi... che ce la faccio. Allora, io ti apro tutto così ti... Allora, adesso stiamo facendo la parmigiana. Stiamo facendo la parmigiana di melanzana. Ovviamente hai fatto una roba genovese, una del sud. Brava, ci sta, scusa, grande, la buona grande, meridionale, brava. La parmigiana ci sta. La parmigiana ci sta assoluta, sempre. Ci sta sempre. Senti un in po'. Questo caso io ho utilizzato delle melanzane grigliate, preferisco le melanzane grigliate e non fritte perché il vapore che mi si crea all'interno mi va poi a inzupparsi assieme all'olio e... Ok? Sì. Quindi la melanzana grigliata è... in questo caso più buona e anche più dietetica. Fantastico, Marco che hai non sentito fa mai male. Perché il nostro regista è un po' sempre a dieta, che poi è magro così, non si capisce perché a dieta. Ok. Però con questo complimento poi voglio la percentuale. Però è sempre a dieta, allora, quindi ogni volta che c'è qualcosa di dietetico. Ti chiederei dell'origano? Sì signora. Del sale? Allora, origano, sale, aspetta che poi me lo rimetto a posto. Origano la basilico lo spezzetto con le mani, giusto? Brava, sì, va bene. Vai. Quanto ne vuoi? Ma posso? Ok. Basta? Sì. Vai. Senti, allora dimmi una cosa. Dimmi. La domanda sì. più assurda che ti hanno fatto, oltre a quella, ma il metallo non ci va nel microonde, che quella vabbè, ormai è un po' una noia. La domanda più strana. Posso cuocere a vasetto aperto? Ecco, che non serve una mazza perché allora usano acciottolina, che è la uso stessa cosa. Infatti. Esatto, posso cuocere a vasetto aperto. Sì, è una furbata, tra l'altro. Sì, sì. Bene. Esatto. Oppure è capitato chi non ha messo la guarnizione e poi mi abbia chiesto perché non si è formato il sottovuoto. Per esempio, ecco. Per esempio, quindi. E poi mi avevi raccontato che c'era una signora. Sì. Che, questa è bellissima, racconta. Allora, io quando ho iniziato, la prima volta che ho messo una zucchina dentro il vasetto, dentro il microonde, avviando sono corsa a nascondermi dietro un pilastro. Ma mi sono, sì. Però mi sono accertata che in cucina non ci fosse nessuno. Sì, dice, in realtà mai. Ho un'amica lettrice che sì. ha messo, chiamato lavora. Il marito. Ha chiamato il marito, ha messo il vasetto dentro il microonde, ha avviato e gli ha detto: tu rimani qua davanti al microonde, non ti muovere, osserva, io vado a sbrigare una cosa di là e torno. Cioè, praticamente se esplode muori tu e non muori muoio tu io. E non muoio fantastico. Io. Cioè, l'ha messo lì davanti a quest'uomo che si è messo lì a guardare che cosa succedeva. Quando lui ha gridato, ha finito, lei si è presentata in cucina. Hai capito? Sì. Fantastica, sì. Questa è mitica. Allora. Bene. Ho unto leggermente. Sì. Vuoi che ti tagli la mozzarella? Grazie. Prego. Grazie, grazie. Passami la mannaia. Vai. Allora, ho unto leggermente il vasetto, ho messo un po' di pan grattato, poi procedo con... Va bene così? Come è faremmo? Troppo spessa? Possiamo tagliarla magari a striscioline poi? Ah, sì, tagliata sì. A fette. Guarda, sei te, perché io non ci capisco una massa sì, in questa tagliela, cosa. Tagliela. Come vedi la lasagna sta cuocendo. C'è un profumo che viene da lì? Sì. Mamma sì, mia, è lei. Io non so se ce la faccio aspettare la fine della puntata per assaggiare, ve lo dico. Procediamo come procederemo per una parmigiana in teglia, nel senso che vado per... Ah, non a quadretti?
Va bene così. Ah, guarda, allora, scusa, te l'ho tagliati di più. Mamma, non, io tanto non cambia. Mangio la mozzarella, insomma. Deve fondere, buon appetito. Grazie. Deve fondere... Scusa, io la parmigiana la posso mangiare. Già, vero. Già, vorrei mica tenermi a sacchetto. Verissimo, che te serve? Con la mozzarella. Che bello, non faccio una massa io oggi. Oggi ti riposi. Meraviglioso, sì. Oggi ti riposi. Vuoi mica venire anche domani? Va bene. Tanto Torino-Genova è un attimo, ma no? Sì, al volo. No, che poi tu vivi a Torino. Io vivo a Torino da 7 anni, ma sono di Reggio Calabria. Si sentiva che non eri proprio torinese. Mi dicono che io sia siciliana, perché il nostro accento sì? Sì, perché il nostro accento è più simile no, ai siciliani. Vabbè, io sapevo che eri... Però sono di Reggio Calabria. Te l'ho chiesto perché loro a casa non lo sanno. È sempre una città di mare, amo il pesce, amo il pesce in vasocottura, viene ottimo tra l'altro. Ah sì? E quanto cuoce? Mezzo minuto? 6 minuti. Ah, sempre 6 minuti. Se comunque voglio conservarlo, sì. Se no posso cuocerlo qua. Digliela sta cosa, digliela che è fichissima. Allora, queste lasagne, così come la parmigiana. Finisci, poi... Sì, sì, finisco. Visto che è sotto vuoto, possiamo conservarla in frigo per 15 giorni. Congelato no. Non serve. Sì, dici che cacchio, 15 giorni. 15 giorni. Va bene. Però volendo sì. Quindi praticamente abbiamo finito anche questa. Abbiamo finito la parmigiana, certo, guarda. Geniale. Se solo mi dai un pezzetto di carta. Di carta di che genere? Per pulire il bordo, perché non so, scusa, dove l'ho pensavo... messo quello mio. Ok, procedo con l'ultimo strato di... Ma glielo facciamo pagare, che non sa mai, un altro pezzo di carta. Ci sta, qua. Ci sta. Vai, vai. Ok, ultimo strato. Iniziavo a preoccuparmi. No, no, stai tranquilla. Qua l'unica cosa iper costosa è il mio verduraio, che è Filippo, che tutte le volte che vado a comprare qualcosa da lui, tipo un carciofo, l'altro giorno quanto me l'hai messo? 6 euro? Cioè, un carciofo. Un po' caro, eh? Un carciofo 6 euro? Un carciofo 6 euro me l'ha messo, un po' caro, no? Non l'hai comprato? No. Ah, ecco. Aspetta che io non sono genovese, ma no, ti dirò, sto attenta. Sì. Io sì, però. Va bene. Allora in questo caso invece, brava, i vasetti li chiudiamo così. Uno. Due. Sì. Aspetta che magari... ecco, bravo. Poi per la mia vasocottura ci vogliono 4 ganci e non 2. Sì. Ok, perché regga la pressione. Sì. Quindi 1, 2, 3, 4. La parmigiana. Non lo sai che mi uccide poi. La parmigiana... Questa è pronta? Sì, certo. No, dai, grande. Cioè, ragazzi, la lasagna è già pronta, ve lo dico. Ok, io vado. Adesso se la rossa non si ustiona. No, no. Cioè, è bellissima. Aspetta, appoggiatelo qua che così te lo inquadra. Lasagna al pesto. Ce la fai, Marcus? Ecco. Questa la cosa... aspetta. Si mi brucia un po'. È quella che è uscita adesso, sì, che si vede che sta ancora cuocendo dentro. E cuocerà ancora per 20 minuti. Aspetta, perché questo non brucia, vero? Guarda, faccio no, io. No, brucia anche questo. Giragliela di là, okay, in quella lì. Sì. Si vede che sta ancora cuocendo? No, vabbè, insomma, ve lo dico io che sono qua davanti, si vede, sta ancora cuocendo. Sì, cuocerà ancora per 20 minuti. Quindi adesso se noi volessimo aprirlo non si può, bisogna aspettare 20 minuti, perché come la pentola a pressione. Esatto. Quindi la lasciamo qua, adesso direi che potremo mandare la pubblicità. Assolutamente, mandiamo la parmigiana in cottura. Metti la parmigiana e la mandi tu guardando la Camilla. Ok, e allora... Pubblicità. Bentornati a Chef per Passione e benvenuto a chi si è appena sintonizzato adesso, perché non si capisce che cosa stava facendo prima e non sapete cosa vi siete persi. Perché oggi c'è Rosella, che giusto voi che siete arrivati adesso, è la regina, la queen del vasetto. Oddio, lo sai, anche tu. È la queen del vasetto, sì, e ci ha preparato parmigiana di melanzane in vasocottura e lasagna al pesto in vasocottura. Che tu avevi già portato pronte, perché sì, noi non aspettiamo 20 minuti, ma queste le sono quelle cotti, che hai cotto ora. Esatto, esatto, okay, e continueremo a cuocere. Allora, diciamo subito velocemente gli ingredienti, perché sì, poi dobbiamo dire delle cose molto più importanti. Ci sono delle cose, sì. Esatto, sulla vasocottura, quindi diciamo velocemente gli ingredienti con la nostra super padellina che è qua. Allora... Abbiamo per le lasagne al pesto, abbiamo messo in una ciotola la besciamella, il grana padano grattugiato e il pesto genovese. Esatto. Abbiamo mescolato insieme, abbiamo messo un cucchiaio di olio sulla base del scarso vasetto scarso. Sì. Poi abbiamo messo le lasagne fresche. Esatto.
senza cuocerle prima, senza abbiamo cuocerle. Fatto astrati, lasagna e crema di besciamella, pesto e grana. Esatto. Abbiamo chiuso e abbiamo messo nel microonde a cuocere per 6 minuti. Esatto. Melanzane alla parmigiana, melanzane grigliate, esatto. Passata di polpa di pomodoro, passata di pomodoro, noi oggi abbiamo usato quella, origano, olio, sale, mozzarella. E mozzarella, esatto. E un pochino di pangrattato. E basilico. E basilico, bravissima. Sempre 6 minuti anche questa. Sempre 6 minuti. Quindi, ricordiamo il tuo gruppo. D'Alta Gamma al Vasetto, per ricevere D'Alta assistenza. D'Alta Gamma al Vasetto, okay. Per iniziare a fare vasocottura in tutta sicurezza. Esatto, perché ovviamente ci sono delle regole da seguire. Brava, stavamo dicendo nella pubblicità, sì. Che ogni microonde cuoce un cuoce po'. Cuoce a potenze diverse. Ogni microonde è come il forno tradizionale, si comporta in maniera diversa, quindi abbiamo bisogno di capire a quanti watt cuocere in vasocottura. Facendo la prova dell'acqua. Facendo il test dell'acqua, esatto, in vasetto. Si mette... Se volete sapere cos'è il test dell'acqua, andate sul gruppo. Andate che al vasetto. Brava. Esatto. Allora, noi ce l'assaggiamo? Direi vai. Che possiamo... Allora, forchetta a te. Sì. E forchetta a me. E intanto, mentre io inizio a assaggiare, fai vedere questa cosa che hai fatto. Arriva, eh. Perché noi abbiamo aspettato 20 minuti. Esatto. Poi, passati 20 minuti, tiri la cosa, la guarnizione, sì. Ah, e si apre. O apro il microonde. È vero. Oppure lo metti nel microonde. Tolgo il sottovuoto mettendo il vasetto per 3 minuti senza ganci al microonde. Questo tipo di vasetto qua? Tutti. Ah, avevo capito che questo potesse... Con questo possiamo sia aprirlo al microonde che portarcelo in ufficio e tirare la guarnizione. Ah, in ufficio, esatto, è vero, figata. Esatto. Senti, fuori dal frigo quanto ci stanno? Anche 24 ore, se ha il sottovuoto. No, geniale, sì. Quindi c'è tipo, io lo faccio la sera. Sì, lo domani. Lo butto nel microonde, assolutamente. Finisce di cuocere da solo, sì. Il giorno dopo lo do a Simone che va in ufficio. Bravissima. Fantastico. Bellissimo. Assaggiamo? Sì, assaggiamo. Tu assaggia quella che io non posso. Non ho la forza. Coltello. Vuoi anche il coltello? No, si assaggia così. Dai. Si assaggia così, senza coltello. Vuoi il coltello? Dai, ti do anche il coltello. Rompiscatole, viene da Torino perché vuole il coltello ora. Sempre. Dai, su. Vado? Vai. Io sono pronta da un'ora. Aspettami. Vado? Vai, guarda la Cami. 3, 2, 1. Via. Cioè, sembra la lasagna vera fatta al forno. È una lasagna vera. No, vabbè, sì. Nel senso che sembra fatta nel forno normale. Ah, già. È fantastica. È buona? È buonissima. Ok. Posso? Te lo posso lasciare? Sì. Sì. Me ne devo andare senza i miei vasetti? No, il vasetto te lo do, però mi tengo la lasagna. Ok. Mm. Va a fare fatto. La vorrebbe anche la Cami. Non si può. Perché ogni vasetto è per una persona. È monoporzione. È monoporzione. Quindi non si può. Mi dispiace, questo lo posso mangiare solo io, è monoporzione. Monoporzione. Per Luisa. Va bene, io a questo punto ci dobbiamo salutare, ma mi piange il cuore. Grazie. Spero tu possa tornare di nuovo. Chissà, a trovarci. No. Perché no? E ti ringrazio a nome di tutti. Grazie per averci spiegato questa tecnica nuova che ti sei inventata e ti faccio veramente i complimenti. Grazie. Ci grazie. Vediamo prestissimo, seguitela mi raccomando anche sul suo blog e sul gruppo Facebook. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Ross. Ciao cara. E grazie. E però mi mangio la lasagna. Buon appetito.